Ciao a tutti da Katia. Allora, oggi vi presento la mia nuova maglia. Questa è una maglia tutta realizzata da me. Quindi, in questa maglia io ho realizzato queste piastrelline. Queste potete vedere. Ecco, quindi ho fatto queste piastrelline, le ho unite una con l'altra e poi quando sono arrivata alla misura desiderata, nella parte superiore ho realizzato il punto strega. Quindi, finito, ho lavorato le due parti separatamente, sia il davanti che il dietro. Dopo che sono arrivata all'altezza delle spalle, ho chiuso le spalle, il davanti e il dietro, e ho iniziato con le maniche, sempre lavorando a punto strega. Ok, allora questa che vedete è una taglia 40-42. Nel tutorial invece inizierò un'altra maglia, infatti userò anche un altro filato e lavorerò una taglia 44-46. Infatti poi le piastrelline saranno di più. Infatti qui per fare la 40-42 e per la circonferenza del seno, perché parte tutto da lì, quindi la lavorazione parte dal seno, quindi dobbiamo prendere la circonferenza del seno e in base ai nostri centimetri dobbiamo fare tante piastrelline fino ad arrivare giustamente alla nostra misura. Quindi io per esempio ho preso la circonferenza del mio seno che è 106 centimetri, quindi ho fatto tante piastrelline fino ad arrivare a 106 centimetri. Ok, quindi la lavorazione, ripeto, parte tutta dal seno e poi dopo che abbiamo unito tutte le piastrelle e chiuse e le chiudiamo tutte a cerchio, poi si inizia a lavorare tutto a punto strega. La lavorazione apparentemente sembra un po', diciamo, impegnativa, difficile, invece vi assicuro che non lo è. È molto semplice. Bisogna solo avere un po' di pazienza con le piastrelline, giustamente, perché si devono unire, si devono nascondere poi tutti i fili, però poi alla fine della lavorazione, secondo me, poi il lavoro viene veramente bellissimo. A me piace molto. Comunque, spero che nel tutorial sono abbastanza chiara nello spiegare il punto strega, perché ripeto, l'ho imparato solo 2 giorni fa, quindi non sono così esperta, non sono espertissima, però ci ho provato. Ok? Fatemi sapere nei commenti se vi piace e anche se non vi piace. Scrivetemi e se il progetto è di vostro gradimento, tanti pollici in su. Grazie, un bacione a tutti. Ciao! Allora, vi faccio vedere come realizzare la piastrellina, però uso un altro filato. Come sapete, la maglia è stata fatta con il filato della Tropical Lane Cablé 5. Io per farvi vedere come realizzare la piastrellina userò un altro filato, ok? Allora, userò questo che è leggermente più grosso come filato. Allora, inizio subito e faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi vado nella prima catenella e chiudo con una maglia bassissima. Adesso faccio 3 catenelle per iniziare con una maglia alta. Quindi iniziamo con 3 catenelle più 3 di separazione. Vado dentro. Rientro nell'anellino e faccio una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro, maglia alta, 3 catenelle. Allora, dobbiamo fare 8 maglie alte separate da 3 catenelle. Ok? Quindi facciamo le 8 maglie alte e poi andiamo avanti. Allora, fatte le 8 maglie alte, ho chiuso nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Adesso vado all'interno dell'archetto delle 3 catenelle, sempre e faccio una maglia bassissima. 1, 2, 3,
4 catenelle per iniziare a fare le maglie alte doppie. Quindi rientro nell'archetto, faccio ancora una maglia alta doppia, due volte filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta doppia, rientro, maglia alta doppia. Quindi facciamo 4 maglie alte doppie. Adesso facciamo 11 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, due volte il filo sull'uncinetto. Vado nel seguente archetto, faccio 4 maglie alte doppie. 1, 2, 3, 4. 3 catenelle di separazione. Quindi adesso dobbiamo alternare le catenelle di separazione. Qui abbiamo fatto 11 catenelle, dopo nell'archetto seguente altre 4 maglie alte doppie, adesso 3 catenelle di separazione. Le 11 catenelle sono gli angoli. Quindi 3 catenelle, due volte filo sull'uncinetto, vado nell'archetto seguente, faccio ancora 4 maglie alte doppie. Adesso ancora 11 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Archetto seguente, 4 maglie alte doppie. Ecco, abbiamo fatto i due angoli. Adesso facciamo 3 catenelle di separazione. Archetto seguente, 4 maglie alte doppie. Allora, 2, 3 e 4. Quindi abbiamo fatto le 3 catenelle di separazione, adesso dobbiamo fare 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Due volte filo sull'uncinetto e andiamo avanti a fare le maglie alte doppie. Ok? Ecco. Ecco qua. Quindi adesso dobbiamo fare 4 maglie alte doppie, 3 catenelle di separazione, 4 maglie alte doppie, 11 catenelle di separazione, 4 maglie alte doppie, 3 catenelle e chiudiamo con una maglia bassissima nella quarta catenella iniziale. Ok? Adesso finite la piastrella. E poi vi faccio vedere come unire le piastrelle una con l'altra. Ok? Quindi andiamo avanti fino alla fine. Ok, adesso vi faccio vedere come unire le piastrelline una con l'altra. Quindi io ho fatto le mie 5 catenelle con le 8 maglie alte separate da 3 catenelle e poi 4 maglie alte doppie. Adesso faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Prendo la piastrellina e vado qui al centro delle 11 catenelle ed entro all'interno della catenella, non vado sotto le catenelle, proprio entro dentro la catenella, faccio una maglia bassissima. Adesso 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, due volte filo sull'uncinetto. E vado avanti qui nei miei archetti a fare le 4 maglie alte doppie. Quindi faccio la prima, 1, 2, 3, 4. Adesso 2 catenelle. Qui dove abbiamo le 3 catenelle di separazione, adesso entro qua.
Faccio una maglia bassissima, entro direttamente sotto le catenelle, maglia bassissima, una catenella, due volte filo sull'uncinetto e torno nei miei archetti. Faccio le 4 maglie alte doppie, 1, 2, 3, 4. Adesso dobbiamo, scusate un attimo, dobbiamo unire questo, il secondo angolo. Quindi abbiamo fatto il primo, abbiamo unito qui dove abbiamo le 3 catenelle di separazione. Adesso dobbiamo unire qui dove abbiamo il secondo angolo. Quindi facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado al centro delle 11 catenelle, entro dentro la catenella e faccio una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Vado nel prossimo archetto e faccio le 4 maglie alte doppie. Ecco, e abbiamo unito le piastrelline. Adesso qui dobbiamo andare avanti, dobbiamo arrivare alla fine della piastrellina. Quindi qui abbiamo fatto la nostra, abbiamo fatto l'unione dell'angolo, 4 maglie alte doppie. Adesso dobbiamo fare le 3 catenelle di separazione, poi ancora 4 maglie alte doppie, 11 catenelle di separazione, 4 maglie alte doppie, e così via, fino ad arrivare alla fine. Ok, adesso andiamo avanti a finire questa piastrellina e poi vi faccio vedere come unire le piastrelline. E così, quindi dobbiamo unire la piastrellina qui, qui e qui. Ok? Quindi vi faccio vedere come unire le piastrelline e poi andate avanti da sole fino ad arrivare allora alla vostra misura. Quindi, per quanto riguarda la misura, dovete prendere la circonferenza del seno. Parte tutto da lì. Quindi prendete la circonferenza e in base alla vostra misura dovete fare tante piastrelline. Ok, poi se risulta una piastrellina in più non succede niente, anzi, diciamo che la maglietta viene un pochino più morbida e non troppo attillata, ecco. E, niente, allora finisco questa piastrellina e poi andiamo avanti, vi faccio vedere come unire qui e poi andate avanti da sole. Allora, fatto il mio cerchio con le 8 maglie alte separate da 3 catenelle, ho fatto le mie 4 maglie alte doppie. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi vado qui nel primo angolo, e faccio entro proprio al centro dentro le catenelle e faccio una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4, 5, due volte filo sull'uncinetto, continuo le maglie alte doppie nell'archetto seguente, due catenelle di separazione, vado nell'archetto delle 3 catenelle, faccio una maglia bassissima, una catenella di separazione. Torno nel mio archetto, faccio le 4 maglie alte doppie, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, scusate un attimo. Quindi abbiamo unito qui. Abbiamo le 11 catenelle di separazione, quindi siamo andate al centro delle 11 catenelle, 4 maglie alte doppie, 2 catenelle. Abbiamo unito qui alle
all'interno delle 3 catenelle di separazione ho fatto le 4 maglie alte doppie, adesso 6 catenelle e vado a unire qua, proprio qui dove abbiamo già unito i nostri angoli, ok? Quindi vado qua, entro dentro la maglia, dentro le maglie unite, faccio una maglia bassissima, poi 1 2 3 4 5 e continuo con le maglie alte doppie. Due, tre, quattro. Ecco. Ok, quindi è facilissimo. Quindi adesso andate avanti fino alla fine del giro e qui spezzate il filo. Poi, quando dovete ricominciare ad unire le piastrelline, dovete partire dall'angolo, da qui. Qui poi abbiamo l'angolo, quindi si parte da qua. Ok? Dovete partire sempre dall'angolo. Andate poi nelle 3 catenelle di separazione, fate le 4 maglie alte doppie, 6 catenelle di separazione e vi agganciate sempre qua. Ok? E spero che sono stata chiara nel farvi vedere come unire le piastrelle. Allora, facciamo un'altra cosa. Faccio un'altra piastrellina e vi faccio vedere poi come unire qua. Vi faccio vedere come parto dall'unione fino a fare un quadrato, va bene? Allora vi faccio vedere come unire e chiudere così, facciamo un quadrato. Allora ho fatto le mie 4 maglie alte doppie, le 6 catenelle, adesso vado qui dove abbiamo le 11 catenelle, quindi entro proprio dentro la catenella e faccio una maglia bassissima. 1 2 3 4 5. Vado qua nell'archetto, faccio 4 maglie alte doppie. 1 2 3 e 4. 2 catenelle. Adesso vado qui dove abbiamo le 3 catenelle, entro e faccio una maglia bassissima. Una catenella, torno nell'archetto, faccio 4 maglie alte doppie. 1, 2, 3, 4. Adesso dobbiamo fare qua, dobbiamo unire qui. Qua, quindi facciamo 1 2 3 4 5 6, quindi vado qui dove abbiamo le maglie bassissime che abbiamo unito, quindi entro proprio dentro le maglie, faccio una maglia bassissima. 1 2 3 4 5, due volte filo sull'uncinetto, vado nell'archetto, faccio ancora 4 maglie alte doppie. 1 2 3 4. Adesso dobbiamo fare 2 catenelle. 1 2 e dobbiamo unire qua, quindi entro maglia bassissima, una catenella, torno qui nell'archetto delle 3 catenelle, faccio 4 maglie alte doppie. 1 2 3 4 1 2 3 4, 5, 6 catenelle e chiudiamo qua.
Quindi vado qua al centro delle catenelle, entro, faccio una maglia bassissima, 1, 2, 3, 4, 5 e vado a fare le 4 maglie alte doppie nell'archetto delle 3 catenelle, 1, 2, 3, 4, 3 catenelle e continuo le 4 maglie alte doppie, 1, 2, 3 e 4. Adesso dobbiamo andare avanti fino a completare la piastrella, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Facciamo l'ultimo angolo, 4 maglie alte, scusate, 4 maglie alte doppie, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 catenelle e vado a chiudere nella quarta catenella iniziale. Ok, ecco, vi faccio vedere. Quindi questo è tutto, la lavorazione è questa. Quindi adesso dobbiamo andare avanti per tutta la larghezza che serve, per poi dobbiamo unire, dobbiamo chiudere a cerchio e la chiusura è uguale a come abbiamo fatto adesso, no? Quindi come abbiamo chiuso adesso, come abbiamo unito le piastrelle, poi quando dobbiamo chiudere il cerchio è la stessa lavorazione. Ok, allora andate avanti, quando arriviamo alla nostra misura, poi vi faccio vedere come iniziare la parte superiore e fare il punto strega. Ok, la maglia apparentemente sembra difficile, ma vi assicuro che non lo è assolutamente. Quindi tutta la lavorazione sono queste piastrelline che poi man mano che andiamo avanti nascondiamo i fili, perché poi diciamo quando poi dobbiamo finiamo di fare le piastrelline il lavoro risulta un po', c'è un po' di confusione, ecco. Invece man mano che facciamo le piastrelline andiamo a nascondere i fili, così poi la lavorazione viene più semplice, più veloce da fare. Allora arriviamo a fare tutte le piastrelline e poi si va avanti col punto strega. Ciao, a dopo. Eccomi qua. Allora, io per velocizzare un po' il video mi sono fermata qui e poi proseguo per quanto riguarda la lunghezza della mia maglia, ok? Quindi io mi sono fermata qui e vi faccio vedere come continuare la parte superiore, come dobbiamo lavorare la parte superiore. Ora, per la mia taglia, che è una 44-46, io ho fatto 13 piastrelle, quindi, e le ho divise 13 davanti, 7 davanti, scusate, 7 piastrelle davanti e 6 dietro. Qui ho messo dei marcapunti qui per segnare dove adesso dobbiamo iniziare, perché dobbiamo lavorare le due parti separatamente, quindi lavoriamo prima il davanti e poi il dietro, e man mano che andiamo su, man mano che lavoriamo, si formano anche lo spazio per le braccia, gli scalfi. Ok, allora inizio da qui. Io ho messo un marcapunti proprio qui al centro dove abbiamo unito le 11 catenelle. Ok, quindi non inizio da qui, ma inizio dalla piastrella, qui dove abbiamo le 3 catenelle. E faccio, prendo il filo, entro dentro le catenelle, faccio il mio nodo, ne faccio due. E faccio una catenella, quindi dobbiamo fare il punto strega. Adesso ho fatto una catenella, allungo il filo, il punto, prendo il filo e con la mano sinistra tengo
il filo questo, ok? Quindi passo l'uncinetto dentro al punto allungato, entro dentro il filo che teniamo con la mano sinistra, pesco il filo e faccio una maglia bassa. Allora, ancora allungo il punto, non tanto, fate 1 centimetro, non tanto. Allora, prendo il filo, diciamo, il filo del gomitolo, ecco. Prendo il filo con la mano sinistra, entro con l'uncinetto dentro al punto, entro qui nel filo che tengo con la mano sinistra, pesco il filo e faccio una maglia bassa. Ok. E adesso vado qui dove abbiamo l'unione delle 11 catenelle, faccio una maglia bassa. Ripeto, allungo il punto, prendo il filo con la mano sinistra, tengo il filo, entro dentro al punto, entro dentro al filo che tengo con la mano sinistra, pesco il filo e faccio una maglia bassa. Allungo il punto, prendo il filo, tengo con la mano sinistra, entro dentro alla maglia allungata, entro dentro il filo, prendo il punto, pesco il punto e faccio una maglia bassa. E adesso vado qui nelle 3 catenelle, faccio una maglia bassa, così di nuovo allungo, prendo il filo con la mano sinistra, dobbiamo tenere sempre il filo, questo. Prendo il filo, entro con l'uncinetto e faccio una maglia bassa. Forse è meglio che guardate attentamente perché non, diciamo, spiegarlo non è facile. Allora, e adesso vado qui dove abbiamo la maglia bassa nelle 11 catenelle che abbiamo unito, entro con l'uncinetto e faccio una maglia bassa, così. Guardate attentamente quello che faccio. Ok. E vado qui nelle 3 catenelle, faccio una maglia bassa, allungo, prendo il filo, lo tengo con la mano sinistra, entro dentro il filo, prendo il punto e faccio una maglia bassa. Ripeto, così. Ok? Quindi io vado avanti adesso fino ad arrivare al mio marcapunti, va bene? Quindi fate questa lavorazione fino al vostro marcapunti. Quindi provatelo, provate bene dove dovete mettere il marcapunti, ok? Niente, allora finiamo questo giro, arriviamo qui al marcapunti e poi andiamo avanti. Eccomi qua. Allora, io sono arrivata alla mia misura, alla mia altezza, fino alla spalla e l'ho provato. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 giri. Ok, sono arrivata alla mia misura e adesso qui chiudo, faccio l'ultimo punto strega. Faccio una catenella in più e taglio il filo. Ok, adesso faccio la parte dietro, quindi devo iniziare dietro e devo fare la stessa cosa che ho fatto qua. Quindi adesso ho comincio e lo facciamo insieme. Allora, quindi inizio da qui, dalle 3 catenelle di separazione, come ho fatto col davanti. Quindi
quando ho iniziato a lavorare il punto strega sul davanti della maglia, ho iniziato qua dove abbiamo le maglie basse. Allora entro. Faccio il mio nodo. Entro con l'uncinetto, faccio una catenella. Quindi allungo il filo e faccio due punti strega. Ne faccio due. E vado qui nella maglia bassa, dove abbiamo unito le 11 catenelle, gli angoli. Ancora 2 punti, 2 maglie a punto strega e vado qui all'interno delle 3 catenelle di separazione. Quindi quello che abbiamo fatto sul davanti lo facciamo dietro. Però allora io sul davanti ho fatto 13 giri a punto strega. E qui sul dietro del lavoro mi fermo un attimo a 12 giri perché il tredicesimo poi vado ad unire qua le spalle. Ok? Quindi faccio 12 giri e al tredicesimo comincio con l'uncinetto, chiudo qui un pezzettino delle spalle. Allora, vado qua. Così e così. Ok? Allora facciamo lavoriamo il dietro come il davanti. Ricordatevi, se fate al penultimo giro vi fermate e poi chiudiamo le spalle insieme. Allora, arrivata alla fine del giro, ho fatto i miei punti, il punto strega, adesso devo girare, quindi faccio 3 punti strega, faccio 1, 2, 3. Vi ricordo che all'inizio, ad ogni giro, dobbiamo fare 3 punti strega e non 2, solo all'inizio. Quindi vado qui. Allora, questa la maglia bassa la salto e vado qua. Ancora 2, 1, 2. Andiamo qui, saltiamo la maglia bassa, andiamo nella prossima dove abbiamo l'archetto, così. Uno, due, salto la maglia bassa, vado qui nell'archetto e faccio la maglia bassa e continuo. Così. Ok. Ok, allora facciamo tutta l'altezza e poi ci ritroviamo per chiudere le spalle. Eccomi qua. Allora io ho fatto anche il dietro, quindi se vi ricordate sul davanti ho fatto 13 giri a punto strega, quindi qui sul dietro del lavoro, diciamo questa è la parte della schiena, sono arrivata a 12. Adesso con il tredicesimo giro andiamo ad unire le spalle. Allora, scusate un attimo, qui mi è scappato un punto. Allora, così, e vado a chiudere qui.
la maglia bassa. Ok, adesso per unire le due parti qui dobbiamo andare qui sulla prima maglia bassa, questa la prima. Allora faccio un punto strega, vado qui dove abbiamo la maglia bassa, entro e faccio una maglia bassa. Non vado nell'archetto, vado proprio sulla maglia bassa finale e faccio una maglia bassa. Adesso una catenella per chiudere bene, allungo il punto, faccio un punto strega, uno, ne faccio uno, vado qui sul dietro del lavoro e vado qui nell'archetto dove abbiamo la maglia bassa, quindi entro, faccio una maglia bassa all'interno della maglia bassa. Adesso allungo il punto, un punto strega, vado qui sul davanti del lavoro, qui abbiamo l'archetto con la maglia bassa ed entro qui nella maglia bassa, così. Allungo il punto, faccio un punto strega, vado qui sul dietro del lavoro e vado qui nella maglia bassa. Ecco, io chiudo solo questi punti perché voglio una scollatura che sia bella ampia, bella larga. Allora, il davanti viene leggermente più largo del dietro. Perché? Perché dato che io ho messo 7 piastrelline davanti e 6 dietro, quindi gli archetti del punto strega risultano di più. Adesso non ricordo se sul davanti sono 12 punti strega, no, sono 13, e sul dietro del lavoro mi risultano 11, quindi sono leggermente meno perché abbiamo meno piastrelle. Ok, quindi adesso io qui ho chiuso e lascio solo questo, ho chiuso solo due punti, va bene? Quindi adesso io vado avanti fino all'altra spalla e faccio la stessa cosa. Quindi voi fate la stessa cosa, chiudete solo i punti che vi servono, se volete chiudere due punti, se ne volete chiudere tre, insomma dipende anche da voi, dalla scollatura che desiderate. Ok, quindi chiudete tutte e due spalle e poi spezzate il filo e poi cominciamo a fare, vi faccio vedere come fare le maniche. Quindi ne faccio una, inizio a fare una manica, vi faccio vedere la lavorazione com'è e poi voi andate avanti e quando finite la prima fate la stessa cosa nell'altra manica. Ok, quindi adesso andate avanti per chiudere l'altra spalla come abbiamo fatto qua. Se volete chiudere 2, 3, 4 punti, dipende da voi, dipende quanto volete la scollatura larga. Io la voglio abbastanza larga, va bene? Ok, adesso per fare le maniche. Allora, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qui quando abbiamo iniziato a fare il punto strega. Ok, quindi iniziamo da qui. Allora, io inizio dove ho il mio marcapunti. Inizio da qua. Entro e faccio il mio nodino, come sempre. Uno, due. Quindi entro, faccio una catenella. E adesso faccio la stessa cosa che ho fatto qui, quindi faccio due punti strega. Scusate. Uno, due. Vado qui dove abbiamo le 3 catenelle e faccio una maglia bassa. Di nuovo 1 2 e
e vado qui dove abbiamo la maglia bassa nell'archetto. Adesso ancora 2, scusate un attimo, ancora non ci ho preso bene la mano col punto strega, l'ho imparato in pratica 2 giorni fa e oggi sono qui a spiegare come si fa il punto strega. Prima devo imparare io a farlo bene. Allora entro qua e faccio una maglia bassa. Quindi 1, 2, vado qui nell'archetto dove abbiamo la maglia bassa, entro dentro la maglia bassa e faccio un punto, una maglia bassa. Ancora 2, vado qui nell'archetto, maglia bassa. Archetto, maglia bassa. Ancora 2. Quindi adesso vado qua dove ho la maglia bassa e l'archetto. 2 punti strega. 1, 2. E vado qua. Uno, due, entro qui nell'archetto. Due punti strega. E vado qua nell'archetto. Ok, allora adesso ho lavorato in ogni archetto fino ad arrivare al marcapunti, fino a dove abbiamo iniziato. Eccomi qua. Allora io sono arrivata al mio marcapunti, ho fatto una maglia bassa sulla maglia bassa. Ora io nella mia lavorazione, nella mia, poi come fanno, come si fa di solito non lo so. Comunque, nella mia lavorazione, adesso che dobbiamo lavorare la manica, non c'è un punto di partenza, non c'è una fine. Quindi io lavoro sempre a giro, sempre, sempre a giro, e così non ho punti di chiusura. Allora, cosa faccio? Inizio da qui. Qui abbiamo l'archetto con la maglia bassa, quindi io mi sposto con una maglia bassissima e vado qui dove abbiamo la maglia bassa, quindi ricomincio da qui e vado avanti sempre a giro senza chiudere la lavorazione. Quindi adesso continuo sempre in questa maniera fino ad arrivare alla lunghezza della manica che desidero. Quindi se voglio la manica lunga a 3/4, se la voglio corta, ok? Quindi vado sempre, lavoro sempre in questa maniera. Dato che si lavora a tubolare, quindi è una lavorazione a tubolare, non faccio una chiusura né una partenza, niente di niente. Che poi quando finisco di lavorare, basta che vado qui, chiudo con una maglia bassissima e quindi non si vede niente. Ok? Quindi io faccio in questa maniera. Ora faccio qualche giro, poi vi faccio vedere come viene la manica. Ok? Comunque voi dovete lavorare sempre così, non dovete fare altro. Dovete sempre lavorare il punto strega fino a raggiungere la lunghezza che vi piace. E poi fate la stessa cosa anche dall'altra parte. Grazie.
Faccio vedere un attimo qua, questo così viene in questa maniera. Allora, adesso faccio qualche giro e poi vi faccio vedere la lavorazione come risulta. Eccomi qua. Allora, sono andata un po' avanti con la manica, proprio apposta per farvi vedere come risulta la manica, ok? Vi faccio vedere anche che sembra tutto un unico pezzo, non si vede dove abbiamo iniziato la manica, dove abbiamo unito le spalle, non si vede assolutamente niente, ok? La manica così viene leggermente a svasare. Ok, a me piace come ho fatto la prima dalle foto che ho postato anche nel mio gruppo. Poi, man mano che si va avanti, la manica poi si sistema da sola. All'inizio sembra che viene larga, poi invece, man mano che si va avanti, si stira da sola in pratica e viene bene. Ok, quindi questa è la manica e viene così. A me piace molto perché non si vede niente, non c'è la giuntura, l'inizio, la fine della spalla, assolutamente niente. Allora, io mi sono dedicata alla lavorazione superiore, però qui ovviamente adesso bisogna andare avanti e continuare con le piastrelline, quindi dobbiamo continuare fino alla nostra lunghezza. E a pensarci bene, sarebbe anche bello realizzare un vestito con queste piastrelle e poi sotto il vestito mettere una sottoveste anche nera. Una sottoveste colorata oppure fare tinta su tinta. E sinceramente non so se continuo con questo e ancora devo decidere se vado avanti a fare un vestito oppure mi fermo e faccio la maglia. Comunque sono più per il vestito che per la maglia. Ok, allora una piccola cosa: come vedete, non so se si nota, questa maglia è più larga. Quella che ho fatto nella, diciamo, quella della foto. Allora, quella della foto è una taglia 40-42. Queste invece ci sono più piastrelle perché ho preso la circonferenza del mio seno e quindi le piastrelle sono 13. Invece nella maglia, quella chiara, quella fatta con il cablé 5, ho fatto 11 piastrelline. Quindi questa lavorazione è per tutte le taglie. Ripeto, basta prendere la circonferenza del seno, solo quella. Prendete la circonferenza del seno e si parte da lì. La lavorazione parte tutta da lì. Quindi si va avanti con le piastrelle, con le piastrelline, dopo aver raggiunto una lunghezza, la misura che volete, la lunghezza delle piastrelline, si inizia a lavorare qui. Quindi si inizia il punto strega e si lavora qui dove abbiamo fatto nelle 3 catenelle di separazione e qui dove abbiamo fatto la maglia bassa dove abbiamo unito le 11 catenelle. Allora, apparentemente la maglia sembra difficile, ma vi posso assicurare che non lo è molto facile perché diciamo se avete spero che mi sono anche spiegata bene nel tutorial. Comunque, se avete guardato bene il tutorial vi siete rese conto che poi non c'è tutta questa difficoltà a realizzare questo lavoro, questo progetto. Va bene? Allora, adesso io vi lascio, proseguite con la manica. Poi, finita la manica, fate la stessa lavorazione nell'altra manica. Finite le vostre piastrelline e il lavoro, il progetto è fatto, è finito. Ok? E niente. Allora, io vi saluto, vi ringrazio. Ripeto, spero che sono stata chiara nel tutorial perché il punto strega l'ho imparato 2 giorni fa, non l'avevo mai fatto, quindi ho provato e riprovato. Non mi è stato molto facile spiegare il punto strega perché diciamo non sono un'esperta di questo punto. Quindi se
nel tutorial non mi sono spiegata bene, c'è qualche punto, qualche passaggio che non l'ho spiegato bene, vi chiedo già scusa da adesso. E in caso se vi posso aiutare, scrivetemi o nel mio profilo su Facebook Katia Bonanno oppure nel mio gruppo Facebook Creare insieme a Katia e Ale. Ok? Allora, rinnovo i miei saluti, vi mando un bacio e al prossimo tutorial. Ciao!